Allora, questo libro, Conversazioni sull'educazione, si compone di 20 capitoli che sono altrettante conversazioni che ho tenuto con Zygmunt Bauman, che è il mio pensatore preferito e uno dei più grandi pensatori viventi, sulla particolare situazione in cui versa l'educazione ai giorni nostri. Bauman fa ricorso alla categoria gramsciana di interregno, interregno che non vuol dire quando una cosa finisce, quando un re viene destituito e deve subentrarne un altro, ma come quando a Roma, dopo la morte di Romolo, che aveva regnato appunto per 38 anni nell'antica Roma, i suoi concittadini, visto che non avevano altri esempi, non sapevano che cosa sarebbe successo e che tipo di soluzioni trovare per andare avanti. Ecco, oggigiorno ci troviamo, secondo Bauman, in una sorta di interregno analogo a quello, perché le soluzioni erano risultate appropriate fino a 20-30 anni fa, adesso non funzionano più. E quindi i primi a pagarne lo scotto sono le nostre nuove generazioni. E quindi è una serie di riflessioni su che cosa si può fare per l'educazione, perché un cambiamento di paradigma è in atto e non si sa come e che cosa fare per consentire ai giovani di vivere una vita che valga la pena di essere vissuta. Ora, Bauman parla di varie cose nel libro, ma in particolare spiega come appunto fino agli anni 60-70 un ragazzo poteva guardare ai propri genitori al punto in cui erano arrivati come un trampolino di lancio per andare al di là di quello che i suoi genitori avevano conquistato. Si immaginava sempre che i figli potessero superare i genitori, che potessero ottenere e dare qualche cosa di più rispetto a chi li aveva preceduti. E invece adesso la situazione è cambiata perché quando si guarda ai genitori si vede qualcosa di irraggiungibile. Il fatto è che il mondo è cambiato e adesso quello che poteva bastare prima per conseguire buoni risultati nella propria vita non basta assolutamente più. E ci si ritrova con laureati che nel 50% dei casi in genere, ma in alcuni paesi in misura ancora maggiore, semplicemente dopo aver sacrificato 20 anni sui libri, non trovano lavoro, trovano solo dei lavori spazzatura, precari, e non so, ci sono laureati in scienze delle finanze, ma sono tanti, oppure in ingegneria, oppure in lettere, che si ritrovano a fare i camerieri, se va bene, perché almeno ci sono le mance. Cioè, c'è qualcosa che si è inceppato e le nostre nuove generazioni guardano al futuro con sgomento. Ora, che cosa si può fare in ambito educativo, nell'ambito dell'istruzione, per abilitare questi giovani, per renderli capaci di superare questa transizione, questo interregno che è estremamente oscuro e difficile? E Bauman, fa l'esempio, dei missili balistici che venivano usati un tempo nelle guerre di posizione, e che appunto partivano a seconda della quantità di polvere da sparo che era stata immessa, raggiungevano un obiettivo. Era un obiettivo stabilito, che poteva essere una trincea o qualcosa del genere. Adesso invece questo non funziona più perché anche gli obiettivi si muovono rapidamente e quindi nelle guerre vengono usati non più i missili balistici, bensì i missili intelligenti. Ora, le armi nelle mani delle nuove generazioni devono essere differenti da quelle che appunto potevano bastare ai ragazzi fino a 30 anni fa. Adesso è necessario a scuola non solo imparare, memorizzare delle informazioni, anzi, visto che la quantità di informazioni che oggi è disponibile è
esorbitante, eccessiva, e i ragazzi dovrebbero non tanto riuscire a memorizzare, certo devono memorizzare, ma gli aspetti salienti, e li devono selezionare attraverso un vaglio accurato, e in questo dovrebbero essere aiutati dai loro insegnanti. Ma poi dovrebbero sviluppare anche la capacità di dimenticare in fretta tutte le informazioni non rilevanti e ad adattare il proprio metodo di reperimento delle informazioni e di gestione delle situazioni agli ambiti più disparati, perché oggi tutto è estremamente veloce. E quindi si tratta, questi sono solo pochi esempi, si tratta di una serie di riflessioni di Bauman su quanto può abilitare, quanto può salvare i nostri ragazzi.